Dimenticare il passo falso di Empoli e riprendere la corsa in classifica cercando di battere il Brescia, prossimo avversario nella gara di domani all'Adriatico Cornacchia. È questo l'approccio del Pescara in questa giornata di vigilia del prossimo test di campionato, ma continua a dominare il caso Pigliacelli in casa Pescara. E ne ha parlato ovviamente il tecnico Zdenek Zeman, ribadendo che la scelta è stata assolutamente sua e scagionando in parte il giocatore, perché secondo la ricostruzione di Zeman Pigliacelli non ha rifiutato la panchina. La mia descrizione: io prendo delle decisioni perché penso che spettano a me, ho deciso così, poi penso che avevo delle motivazioni e quindi ho scelto di mandarlo in tribuna. Voi purtroppo avete fatto casino, purtroppo, per un ragazzo che ha ora problemi a uscire da casa, perché avete detto che si è rifiutato di andare. E non è vero. Sono scelte mie, io posso sbagliare, posso indovinare, ma secondo me avevo delle motivazioni per mandarlo in tribuna. Io ho messo punto sul momento. Io non chiudo le porte a nessuno, è normale che mi aspetto atteggiamento diverso. Cioè lei è andato all'Empoli con l'intenzione di mandarlo subito in tribuna? No. Questo è quello che vedo? No. No? No. Ho valutato la situazione e ho scelto la tribuna. Il prossimo avversario è il Brescia, che ha cambiato da 3 partite l'allenatore, da Roberto Boscaglia all'ex biancazzurro Pasquale Marino, che dopo 2 sconfitte ha trovato la sua prima vittoria contro il Bari lunedì scorso. E Zeman parla così sia del Brescia sia di un allenatore di cui ha molta stima. Vabbè, a parte che noi Brescia abbiamo incontrato in Coppa Italia. Anche se abbiamo vinto 3-1, la partita non era facile. È vero che sono cambiati tanti giocatori, oggi giocano anche un po' diverso. Lui faceva ai tempi calcio offensivo, ora io capisco che qualche esonero, qualche residuo di anche a Frosinone l'anno scorso ci è rimasto e quindi penso che un po' più attento. Sempre criptico Zeman sul fronte della formazione, comunque dovrebbero tornare tra i titolari Bovo, Zampano e Capone, ancora una volta non convocato Campagnaro. E circa la situazione della squadra, dice Zeman, stiamo migliorando sul fronte del pressing, ma dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri. Noi abbiamo baricentro sempre abbastanza alto, noi siamo forse seconda squadra con baricentro più alto della squadra, quindi per forza. Poi è normale che più palle conquistiamo nel mezzo, più possibilità abbiamo. Noi dobbiamo trovare solo gli ultimi 20 metri.